In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. La microbiologa e virologa Sandra Mazzoli è stata ospite degli incontri capitali con la sua Lectio Magistralis su microbiomi e microbiota nell'evoluzione umana, spunti e approfondimenti all'insegna della cultura scientifica per l'anno di Pesaro 2024, nati da una carriera dedicata allo studio della materia. Nasce in maniera abbastanza provocatoria perché nasce da una discussione tra amici in cui qualcuno dice che la scienza non è cultura tradizionale. Dopodiché praticamente abbiamo deciso che invece la scienza doveva diventare cultura e quindi da questo parte l'input per questa lezione che tra l'altro parla di un argomento di cui io sono stata a cui sono stata interessata per moltissimi anni perché mi sono occupata per molto tempo di biofilm batterici e di infezioni virali e i microbiota appunto sono batteri, virus, archei, protozoi e quindi da qui siamo partiti. Il trasferimento di geni da specie umane ancestrali e di microrganismi sulle specie umane ancestrali è stato poi un input per reagire meglio anche a Covid e alla pandemia, oppure è stato un fattore di rischio perché chi aveva certi cromosomi ha reagito peggio e quindi l'infezione si è cronicizzata e ha dato poi anche dei problemi come long Covid, eccetera. Quindi il microbioma intestinale è fondamentale perché praticamente si fonde al genoma umano, secondo il concetto dei biologi evoluzionisti americani, in olobionte, cioè in un unico organismo che diventa fondamentale. Sulla cultura scientifica, Sandra Mazzoli dedica anche una riflessione, tanto sull'importanza di quest'ultima e della sua comunicazione, quanto sui giovani. Il problema è che assolutamente i giovani sono forse poco sensibilizzati al problema scientifico. C'è stata poi, soprattutto con la pandemia, una grossa recrudescenza di Novax, di no Covid, no microbi, no virus, no tutto. E ritengo che invece sarebbe importante riuscire a capire quanto questi microrganismi siano impattanti nella nostra vita.
sia perché ci colonizzano e sono dentro di noi, ma soprattutto anche quelli che sono patogeni, appunto, devono essere conosciuti, e grazie alla conoscenza e alle tecnologie che abbiamo oggi a disposizione e di cui appunto si parla anche nella natura della cultura qui a Pesaro, riusciamo poi a combatterli nella maniera giusta. Capitale della cultura 2024 deve nascere l'input che è l'informazione fondamentale per la diffusione di una giusta cultura scientifica tra i giovani, ma anche tra gli adulti, tra tutti. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.